Conto deposito, ma quale conviene e soprattutto conviene davvero? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anzi video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ho deciso di parlare del conto deposito. Perché se ne fa un gran parlare? Perché i tassi sono risaliti, perché tanti clienti me lo chiedono e ho deciso di dire la mia ancora un'altra volta sul conto deposito. Il conto deposito, iniziamo col dire che cos'è esattamente. Per dirtelo non voglio usare parole mie, ma voglio usare delle parole di Wikipedia, quello che ho trovato la definizione su Wikipedia. Mi metto gli occhiali perché non ci vedo bene da vicino. Un conto di deposito è un contratto bancario analogo a un conto corrente, ma limitato ad essere solo un deposito di denaro remunerato con funzione di investimento a breve termine e solamente limitato ad operatività di prelievo e versamento, escludendo quindi operazioni tipiche bancarie quali bonifico verso conti, verso altri conti, pagamento assegni, prelievo con bancomat o carta di credito. Questa è la definizione che dà Wikipedia di conto deposito. Detto ancora più semplicemente, è un conto deposito che ti dà un rendimento. Ma perché ti dà questo rendimento? Perché lasci i soldi in questa, nella banca vincolati. Chiarito cos'è il conto deposito, ti starei aspettando un elenco di conti deposito, qual è il migliore, qual è il peggiore, quale costa di meno, quale costa di più. No, non lo farò, anche perché questa cosa la puoi fare benissimo da solo, basta che digiti conto deposito su Google, ti viene fuori un elenco dei vari conti deposito delle varie banche con i vari tassi, caratteristiche, vincoli. Non lo farò, non è questo quello che voglio fare. Quello che voglio fare è dirti la mia idea sul conto deposito, se è utile o no. Allora, innanzitutto, il conto deposito non serve per investimento, è solo un conto corrente remunerato. Per investire i tuoi soldi ci sono altri strumenti, ma non è il conto deposito. Il conto deposito è solo un parcheggio, è una modalità per mettere i soldi in un posto dove non hai nessun rischio, ma poco rendimento, se li devi spendere da qua a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno. Perché se devi fare un investimento, sai, come dico sempre, che devi darti un orizzonte temporale di minimo 5 anni. Non vuol dire che sono vincolati, ma che devi darti un tempo per farli fruttare bene. Quindi il conto deposito non è un investimento. Il conto deposito ha anche dei vantaggi, perché questi soldi sono protetti dal fondo interbancario dei depositi fino a 100.000 euro, fino a se c'hai 100.000 di conto deposito in una banca, 100.000 in un'altra banca, sono tutti e due, diciamo, protetti dal fondo deposito interbancario. Però facciamo una piccola ipotesi: se ci fossero dei grossi problemi con diverse banche sul fondo deposito interbancari, potrebbero anche esserci problemi, perché il fondo deposito non è infinito, è, diciamo, grande, ma non può coprire tutti i rischi di tutti i conti deposito che esistono sul mercato. Quindi se una banca o diverse banche hanno delle problematiche, potrebbe il fondo dei depositi, tutela dei depositi, non bastare per coprirli. Però questa è un'ipotesi molto molto remota, ma esiste, sappi che è un'ipotesi che esiste. Altra cosa importante: perché il conto deposito non serve per investimento? Perché principalmente non ti copre dall'inflazione. Oggi i tassi per un conto deposito stanno intorno al 2, 3, anche 4%, ma sappi che l'inflazione è all'8,5%, l'altro anno è stata anche più elevata. Quindi se li metti sul conto deposito, ma c'hai un'inflazione all'8,5, recuperi una parte dell'inflazione. Anche poi i tassi del conto deposito non sono netti quelli che vengono detti, ma sono lordi. Però anche se fosse il 4 netto, non recupereresti neanche la metà dell'inflazione. Quindi non è un investimento. Il conto deposito è vincolato. Sì, la maggior parte dei conti deposito che offrono le banche sono vincolati a 6 mesi, a 1 anno, a 3 anni, a 4 anni, addirittura a lungo termine. Quindi questi soldi in pratica sono lì, ma non sono liberamente disponibili, perché hanno un orizzonte di vincolo. Se li vuoi riprendere, che succede? Succede che se li vuoi svincolare prima del termine, perdi tutti gli interessi che hai maturato fino a quel momento. La banca te li fa svincolare, ma perdi tutti gli interessi. Quindi anche questo è da considerare. Non sono veramente liberi, sono liberi, ma hai una penalizzazione.
da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda, Bitcoin People, ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale, grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People, infatti, ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi, puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di Bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Poi affrontiamo il discorso del tasso. Il tasso che tu vedi pubblicato è un tasso lordo, da cui devi levare il 26%, e a volte su dei conti correnti remunerati sui conti correnti deposito c'è anche da pagarci lo 0,2 di imposta di bollo, lo 0,2%. Delle banche la levano, delle banche no, quindi controlla anche questo. Quindi il tasso lordo non corrisponde al tasso netto. Poi un'altra cosa da considerare, che è collegata al discorso del fondo interbancario, è che questi conti deposito sono offerti prevalentemente da piccole banche non quotate, con rating inesistente o con rating bassissimi. Essendo non quotate, non sono neanche facilmente controllabili i loro bilanci e capire se sono delle banche solide o non sono solide. Quindi anche questo potrebbe essere un problema nel non scegliere un conto deposito. Un'altra cosa importantissima che ti voglio far notare è che se tu fai un conto deposito a 3 anni, a 4 anni, sei vincolato per quel periodo con quel tasso. Facciamo un esempio. L'avessi fatto un anno fa. Un anno fa i conti deposito erano intorno allo 0,5, l'1, qualcuno anche al 2. Però ti chiedevano 3-4 anni di vincolo. Oggi, se tu avessi un conto deposito fatto un anno fa al 2%, non avresti la possibilità di partecipare ai rendimenti del mercato. Facciamo anche fare lo stesso conto deposito, un conto deposito al 4%. Quindi, se tu ti fossi vincolato per un periodo medio-lungo, anche 2 anni, 3 anni o 4 anni, con un tasso dell'1 o del 2%, oggi non potresti godere del rialzo dei tassi. Quindi questa è un'altra ipotesi da considerare, molto molto importante quando e se tu volessi fare un conto deposito. Quindi il conto deposito è una possibilità di parcheggiare una parte dei propri soldi per difenderli un pochino dall'inflazione, dal lasciarli su un conto corrente che magari, su cui magari non ti rendono niente o che magari ci sono molti molti costi su questo conto. Quindi se stai pensando di fare un conto deposito, pensaci bene, perché potrebbe non essere la scelta migliore. Poi, perché ho voluto fare anche questo podcast oggi? Perché voglio dirti che la banca con cui collaboro, ma dice Alfonso, stai vendendo qualcosa? Sì, sto vendendo qualcosa. Sto vendendo cosa? La mia consulenza. Perché ti do tante informazioni, ma voglio anche darti un'informazione di qualcosa in cui ti posso essere ancora più utile. Stavo dicendo che la banca con cui collaboro ha lanciato un conto corrente remunerato, che non è un conto deposito, dove dà un tasso molto buono per i nuovi clienti e buonissimo per quelli che sono già clienti. Qual è la differenza fondamentale? Che non ci sono vincoli, non ci sono spese. Quindi i tuoi soldi li puoi mettere e li puoi levare quando vuoi senza nessun vincolo o spesa alcuna. Se l'hai tenuti per un mese prenderai il rendimento per un mese, se l'hai tenuti per 3 mesi li prenderai il rendimento per 3 mesi. Quindi anche questo io non lo facciamo per dare un'alternativa di investimento, ma solo per darti una remunerazione sui soldi che lasci
liberi sul conto corrente perché ti servono per spendere tutti i giorni, perché sai che fra un mese o due mesi li devi spendere, per dare una facilitazione su questi soldi. Quindi se hai questa esigenza, non di investimento, perché ripeto, siccome io faccio il consulente finanziario e la mia idea per i clienti è di investire nel medio e lungo termine, perché quello è il momento in cui si colgono i maggiori benefici, però se proprio hai dei soldi che li hai lasciati sul conto corrente bancario, dove ti applicano delle grandi spese, e invece li vuoi lasciare su un conto corrente normale, dove puoi avere il bancomat, la carta di credito con zero spese, puoi contattarmi e sicuramente potremo trovare insieme la soluzione migliore per questa tipologia di accantonamento sul conto corrente, e magari fare un bel piano finanziario adatto a te che soddisfi le tue esigenze di pianificazione finanziaria, di tutela assicurativa per te e per la tua famiglia nel medio lungo termine. Quindi se hai poi altre domande sul discorso dei conti depositi, puoi sempre contattarmi a info@alfonsoselva.it, puoi telefonarmi, ti lascio anche il mio numero 338 3169 801, oppure puoi andare a vedere sul mio sito alfonsoselva.it tutte le varie risorse che metto a disposizione. A proposito, ti ricordo che puoi andare ancora sul mio sito, ancora per poco, a scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, un libro che ti dà le informazioni base per capire come fare per investire tra le varie possibilità che ci sono sul mercato. E se ti è piaciuto questo podcast, questo video, lascia una bella stelletta, lascia una bella recensione e dillo ai tuoi amici e ai tuoi conoscenti, perché mi aiuterai a raggiungere sempre più persone con queste pillole di educazione, più che educazione, di consulenza, di cultura finanziaria per tutti quanti. Ciao e ci vediamo alla prossima. Alfonso Selva, consulente finanziario.